Stiamo vivendo una grande rivoluzione tecnologica anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. I big data, ovvero la grande quantità di informazioni che vengono generate e create molto velocemente e molto velocemente vengono diffuse, rappresentano un elemento fondamentale per andare a studiare delle asimmetrie informative che possono essere sfruttate per generare del valore e quindi della performance all'interno dei nostri portafogli azionari che vengono costruiti proprio sulla base dell'analisi e dell'interpretazione dei big data. Se i dati sono la base però del processo di ricerca, vero è che la componente umana rappresenta sempre un punto molto importante nell'interpretazione e nella scelta, nella selezione dei singoli titoli. In che modo utilizziamo e approfittiamo di queste informazioni che la capacità umana, l'attenzione umana non sarebbe in grado di assorbire, visto che le capacità intellettive sono limitate e i dati di cui parliamo sono spesso destrutturati, quindi sono dati che possiamo raccogliere con le immagini satellitari, per esempio i livelli delle scorte di petrolio a livello mondiale spesso si studiano con le immagini satellitari perché l'aumentare della zona d'ombra riflessa su una parete delle cisterne si capisce quanto queste cisterne sono piene o vuote, o l'analisi dell'uso di parole positive o negative nei report degli analisti finanziari che ci permettono di capire qual è il sentiment di mercato rispetto a certi titoli azionari sulla base proprio della quantità di parole positive o negative che vengono utilizzate e che vengono interpretate per dare una lettura delle possibili prospettive al rialzo o al ribasso degli utili, o ancora per le vendite online si guardano il numero di siti che vengono cercati su motori di ricerca o quanti click su un determinato prodotto su Amazon o su altri siti, proprio per andare a studiare quelli che sono i trend di mercato, i trend di consumi fra i millennials, che è un altro tema molto importante. Questi che ho citato sono alcuni esempi che il team di gestione, che è un team fondato nel 1989 e che ha fatto dei processi quantitativi e della tecnologia il punto di partenza per la costruzione dei portafogli. Siamo convinti che la tecnologia sia fondamentale e diventerà sempre più importante nella costruzione dei portafogli e quindi nella gestione del patrimonio a tendere. Negli scenari attuali, con rendimenti potenzialmente a ribasso, soprattutto su diversi comparti obbligazionari, e volatilità legata ovviamente a temi politici, geopolitici, macroeconomici, secondo noi uno strumento da iniziare a inserire in modo sempre più importante all'interno delle asset allocation sono i prodotti liquid alternative, che in America coprono all'incirca già il 40% dell'asset allocation dell'investitore medio. In Italia le asset allocation hanno ancora un'esposizione molto contenuta rispetto a prodotti liquid alternative, perché noi indichiamo e proponiamo anche dei moduli di educazione finanziaria sui liquid alternative, perché consideriamo che nello scenario attuale possono rappresentare un elemento importante per creare della decorrelazione all'interno dei portafogli, e diversificazione, orizzonte di lungo periodo sono dei must nella costruzione di qualsiasi portafoglio, e permettono inoltre di contenere quella che è la volatilità nel medio-lungo periodo nel portafoglio. Quindi per volatilità e come decorrelatori consideriamo liquid alternative degli strumenti importanti.